non c'è bisogno mica che io vi dica perché siamo qui, ovviamente, e non ci sarebbe quasi bisogno che io presenti Ignazio Marino, ex chirurgo, trapiantologo, già senatore, poi sindaco della capitale con il mandato più breve da quando esiste l'elezione diretta del primo cittadino. In tutto 28 mesi da quando scalò il Campidoglio sulla sua amata bicicletta il 12 giugno 2013 fino alla defenestrazione avvenuta il 30 ottobre, come Ignazio Marino, come il professor Marino racconta nel suo libro. Il perché sia un marziano a Roma non ve lo devo spiegare, il neoflaiano lo conoscete tutti, conoscete questo marziano precipitato a Villa Borghese, che sapete anche, di questo sono certo, che così venne definito da un suo competitor, diciamo così. Però il fatto che il professor Marino abbia fatto propria questa definizione, che non è esattamente una definizione amichevole ed elegante, vi dà la dimensione, diciamo così, del personaggio, di quello di cui stiamo parlando. Alla vicenda della defenestrazione è dedicato il primo capitolo, lo dico a favore di chi ancora non ha visto il libro e non l'ha letto, è dedicato il primo capitolo del libro, intitolato significativamente 26 coltellate, un unico mandante. È passato un po' di tempo da quando lei in Campidoglio fece questa affermazione, dicendo che il mandante di questi 26 killer, diciamo così, era Palazzo Chigi. È ancora convinto di questo? Innanzitutto buonasera e grazie, davvero sono emozionato. A vedere tanti volti, tante facce amiche, tante persone, grazie per aver riservato una parte del vostro giorno per venire qui a parlare di questo libro. Grazie anche alla Feltrinelli che ci ospita e a tutto lo staff che mi ha aiutato nello scrivere il libro, e grazie a Franco Di Mare per aver accettato di essere assieme a noi un grande professionista. Sì, io sono convinto, ma non perché abbia diciamo delle mie letture personali di quello che è accaduto in questa città, nella nostra capitale. È abbastanza evidente, al di là, infatti io non dedico un grande spazio nel libro al racconto dell'accaduta della nostra giunta, perché mi sembra che sia una storia che è stata raccontata tantissimo e che nasce proprio da affermazioni, chiamiamole spontanee, del Presidente del Consiglio, che in primavera ha iniziato ad affermare che forse era meglio che in questa città si votasse di nuovo nel 2016. Affermazioni che sono nate spontaneamente da parte del Presidente del Consiglio senza che ci fosse alcun motivo, anzi, se vogliamo, e qui vedo tante persone, membri del Consiglio Comunale, altri della Giunta, che sanno che eravamo arrivati proprio in quella fase a risolvere tutte le questioni economico-finanziarie più complicate, anche con tante discussioni tra le varie forze della maggioranza, come ad esempio le decisioni di liberalizzare e di alienare alcune società, proprio nel momento in cui oggi una notizia che ho letto in rete, che l'ATAC può finalmente fare le gare per acquistare altri 150 autobus, ma secondo voi è perché? È perché
cambiato qualcosa negli ultimi 20-30 giorni o perché rispetto a un debito di 874 milioni di euro che noi abbiamo trovato e abbiamo risanato, oggi si possono fare le gare e addirittura si può fare quello che non è stato fatto in 36 anni, iniziare a sostituire i binari della metropolitana A. Ecco, certo sorprende, e questo lo dico con un'analisi ormai fatta e rielaborata tante volte, sorprende che in un momento in cui una forza che si chiama Partito Democratico esprime il Presidente del Consiglio, esprime il Presidente della Regione Lazio, esprime il Sindaco della città e assieme a SEL i presidenti di tutti e 15 municipi per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Presidente del Consiglio, nel momento in cui si arriva a risanare la città, a liberarla dalle lobby, decida che quel percorso va interrotto. Io devo dire una cosa, un tributo a una persona che vedo qui di fronte, se posso. Prego. Allungare sì. Il... Sì, perché ho molte domande. Ma un tributo lo voglio fare perché è una persona che ha certamente più intelligenza e visione politica di quanta ne abbia io ed è il mio, veramente, posso dirlo, amato vice sindaco Luigi Nieri. Spero che non se la prenderà se racconterò una conversazione privata che avvenne nello studio del sindaco e sulla quale, se vogliamo considerare un'analisi politica della situazione attuale e del futuro di questa città, aveva certamente ragione Luigi e non ebbi ragione io a non dargli retta. Nel momento in cui ci furono i primi arresti per le indagini della cosiddetta operazione Mafia Capitale, Luigi disse: qui c'è certamente molto che non va, se ti dimetti adesso e ti ricandidi io ti accompagnerò e vincerai in maniera straordinaria nella primavera del 2015. Io ascoltai seriamente, come ho sempre ascoltato seriamente Luigi, ma ha prevalso in me quel senso che viene dalla mia professione, quella del chirurgo. Eravamo a un attimo, mancavano pochi giorni per approvare per la prima volta dopo tanti anni il bilancio di previsione di spesa dell'anno solare successivo, del 2015, nell'anno solare 2014. E io ho detto: ma perché solo per avere una vittoria in più noi dobbiamo interrompere questo percorso virtuoso su cui abbiamo portato la città? Forse avevi ragione tu, Luigi. Allora, il rapporto con il Partito Democratico, che lei oggi viene accusato di volere bombardare, non è mai stato un rapporto semplice. Anzi, lei dice che fin dall'inizio ha avuto l'impressione di essere lasciato solo. Però oggi nella copertina di radio Anch'io è stata messa in onda una piccolo frame di un discorso che lei fece, nel quale ringraziava il Partito Democratico all'inizio del suo mandato dicendo che aveva sentito la vicinanza dell'intero Partito Democratico. Allora io mi chiedo: qual è il marino che dice la verità? Il primo marino o il secondo marino, quello mandato in onda da radio Anch'io? Ma quella registrazione che ho ascoltato anch'io questa mattina faceva riferimento alla fine di una campagna elettorale dove dei leaders nazionali del Partito Democratico mi avevano tutti sostenuti ed erano stati persone come Pierluigi Bersani, lo stesso Matteo Renzi, persone che avevano creduto in una candidatura che forse non veniva dalla storia del
del Partito Democratico guardando alle sue origini, perché io sono un nativo del Partito Democratico, ho avuto solo quella tessera, quindi non vengo né dal Partito Comunista, né dalla Democrazia Cristiana, né dalla Margherita. Non sono un politico di professione, ma tutte quelle figure così importanti nel Partito Democratico avevano sostenuto fortemente la mia candidatura. E poi voglio dire anche un altro aspetto che nel libro racconto molto bene: ci sono delle figure che dall'inizio alla fine del mio mandato anche nel Partito Democratico, anche vicine a Palazzo Chigi, come l'attuale ministro Graziano Del Rio, non mi hanno mai fatto mancare, non hanno fatto mancare alla nostra giunta il loro supporto. Persone che venivano la mattina alle 7:30 in Campidoglio, si sedevano con noi, studiavano il disavanzo del comune e ci hanno aiutato. Graziano Del Rio, Giovanni Legnini ci hanno aiutato a ricostruire un piano di rientro e a ricostruire una città, a riportare una città nella legalità contabile. Allora, io non le farò la domanda che tutti si aspettano in questo momento, cioè almeno non gliela faccio alla fine. Non so ancora che cosa risponderà, ma gliela faccio alla fine. L'altra, e mi auguro che non risponda come ha risposto finora, glissando la domanda, perché insomma, anche perché insomma le candidature, il gioco delle candidature sta per chiudersi, quindi te la faccio alla fine. Invece le volevo chiedere un'altra cosa, che è questa: lei nella controcopertina dice sono sempre stato un testardo, i testardi possono vincere o perdere ma non riescono a galleggiare, emergono o affondano. Ora si percepisce nel libro, e io il libro l'ho letto, anche una grande solitudine. Ora è evidente che il leader spesso è solo e le decisioni vengono prese da soli, però forse il limite di questa dichiarazione consiste nel fatto che la politica, come diceva un uomo navigato come Rino Formica, vecchio socialista, lo diceva in maniera un po' cinica, veemente e anche un po' grossolana, diciamo, colorita, diceva: la politica è sangue e merda, bisogna sporcarsi le mani, bisogna stringere alleanze, bisogna fare un gioco di rete, di relazione, non si può governare da soli. Se è vera questa sensazione che io ho colto nel libro, ma lei come pretendeva di governare Roma da solo? No, io sorrido perché non dirò i nomi, ma vedo qui i volti di alcuni dei miei assessori che questo rimprovero di non scendere mai a patti con nessuno me l'hanno fatto tante volte, sia nella mia stanza sia in giunta. E certamente questo lo riconosco, e volevo far poi vedere un'immagine e rispondere meglio. Un'immagine avevo chiesto ieri alla Feltrinelli di aiutarmi a proiettare. Io credo però che questa discontinuità vera rispetto a un passato dove purtroppo abbiamo visto immagini rappresentanti dei partiti di sinistra e dei rappresentanti di partiti di destra che la mattina simulassero grandi discussioni in consiglio comunale e poi la sera venivano fotografati a cena insieme e lì prendevano le decisioni. Bene, io e la mia giunta non abbiamo mai partecipato a quelle cene e non abbiamo mai accettato quel tipo di inviti. Delle azioni che verranno ricordate nella storia di questa città, e lo dico con enfasi perché il merito va soprattutto alla giunta che le ha supportate e ad alcune persone che le hanno disegnate. Vedete questa mappa di Roma con tutti questi puntini, questi pallini rossi. Bene, in una delle nostre prime giunte
noi cancellammo tutti quei pallini rossi che non sembrano un po' una malattia infettiva, ma è peggio di una malattia infettiva, è peggio della varicella. Quelli erano insediamenti urbani che erano stati approvati dalla giunta precedente, sono circa 160, e guardate dove li avevano approvati, tutti nell'agro romano, parliamo di milioni di metri cubi di costruito nell'agro romano, cioè rifare quello stesso errore che era stato fatto negli anni 40, 50 e 60 di costruire luoghi senza trasporti. Guardate lì, non so, nel nord ovest della città, senza nessun mezzo di trasporto, o addirittura, io non lo so, qui c'è il professor Caudo che ricorderà anche chi erano i proponenti. Non so se riuscite a vedere verso l'aeroporto di Fiumicino, dove c'è scritto Malagrotta, guardate quanti insediamenti, addirittura dei condomini che affacciano sulla più grande discarica d'Europa. Ecco, era questa la visione urbanistica che abbiamo trovato in città. E sì, certo, rispetto a quello un isolamento lo abbiamo certamente creato e sofferto, e continueremo con Parte Civile, con Marziani Movimento, con tanti cittadini, a dire che ad esempio Roma vuole deciderlo lei dove eventualmente fare un villaggio olimpico. In giunta avevamo deciso che la sede migliore era all'interno del raccordo anulare, fuori dalla giunta a Palazzo Chigi con Giovanni Malagò e Luigi Cordero di Montezemolo si è deciso di farlo fuori del raccordo anulare, e a me ha ferito molto oggi o ieri leggere che noi avevamo approvato quel luogo. Noi abbiamo detto fortemente no, no. E ripetiamo no. Dunque, ieri dopo la presentazione del libro alla sala stampa estera c'è stato tutto un florieggio di commenti, le polemiche sono volate alte e basse, diciamo così. Uno dei commenti più interessanti era quello di Paolo Franchi oggi sul Corriere della Sera, che trovate in edicola. Paolo Franchi dice che insomma non è imputabile tutto a lei il male di Roma, e le fa, come dire, è generoso. E aggiunge che lei però, se le si può imputare una cosa dalla quale è difficile poi trovare una risposta chiara, è che lei, molti cittadini, qui c'è una forte componente delle persone che la sostengono e l'hanno sostenuta in passato, ma Paolo Franchi dice lei ha deluso molto. Ma certamente abbiamo deluso quei costruttori, quelli... Certamente quando prima Luigi Nieri, poi l'assessora Cattoi hanno detto beh, insomma, un palazzo del Settecento di proprietà del comune affittato a 12 euro l'anno, e nello stesso tempo il comune paga 12 milioni di euro l'anno per affittare gli uffici dei membri del consiglio comunale, c'è qualcosa che non mi torna. E a quelli che affittavano a 12 milioni di euro e noi pagavamo, anche loro si sono dispiaciuti. Senta. E si sono anche dispiaciuti certamente i proprietari dei camion bar davanti al Colosseo. Ho fatto... E lo dico con molto rispetto per chi lavora, perché il lavoro deve essere sempre rispettato, però penso che tra tutte le persone che lavorano qua, molte faranno un lavoro in cui la mattina
debbono entrare e timbrare un cartellino, la sera uscire e timbrare un cartellino. E allora perché i macchinisti della metro non debbono timbrare il cartellino? Ed è evidente, ma lei pensa, dottor Di Maio, lei pensa veramente che siano cose così difficili da scoprire? Cioè che qui abbiamo una giunta di Einstein? No, abbiamo una giunta semplicemente che queste cose le ha guardate, le ha viste e ha fatto tutto quello che era in proprio potere di correggere. Torna! Torna! Io vorrei tornare un attimo in difficoltà nel suo rapporto con il Partito Democratico. Lei non si riconosce, perché a leggere il libro uno si aspetta, siccome un libro arriva alla fine di un mandato che è finito in maniera politicamente drammatica, uno si aspetta, sentiamo adesso la verità dell'ex sindaco, del sindaco uscente. Lei ha detto ieri in sala stampa estera: non è un libro che ho scritto per vendicarmi. Però poi uno legge e invece lei molti sassolini dalla scarpa se li toglie, e allora le leggo che cosa dice oggi sul Corriere della Sera l'ex assessore Esposito. Vengo al punto. Nel libro chiede l'intervistatore, nel libro Marino dice che lei avrebbe orchestrato una campagna di stampa contro di lui attraverso l'ATAC. È una delle balle a cui faccio riferimento, risponde Esposito. Era lui che all'epoca difendeva lo status quo e diceva che l'azienda era stata risanata. Peccato che ora quel debito l'abbia certificato anche il nuovo direttore generale Marco Rettinghieri. Prosegue, ve la leggo rapidamente, è breve. Esposito, lei c'era a quella cena a casa di Causi. È vero che l'ex vice sindaco disse a Marino di andarsene a Filadelfia? Altra bugia. Nessuno gli disse questo. E tirare in ballo un galantuomo come Causi qualifica il personaggio. Causi, insieme ad Orfini, Isabella e il sottoscritto, lo hanno difeso quando tutti lo attaccavano. Cosa successe quella sera? Proponemmo a Marino di andare in aula, ascoltare il dibattito e poi decidere se confermare le dimissioni oppure no. Lui ci nascose il fatto di essere indagato per gli scontrini e il giorno dopo ritirò le dimissioni. Anche in quel caso è stato bugiardo e scorretto. Anche Orfini, secondo Marino, chiede all'intervistatore, gli disse di andarsene in America. Guardi, negli States c'è sempre andato da solo, anche quando qualcuno di noi gli sconsigliava di farlo. Certo, certo non avrei scelto Stefano Esposito come compagno di viaggio, ecco, questo per un viaggio che dura molte ore, devi stare seduto accanto, ma d'altra parte neanche lui veniva in giunta e questo è documentato dal numero di presenze intorno al tavolo dell'aula delle bandiere, della sala delle bandiere. Ma senza avere l'eloquio elegante di Stefano Esposito, gli suggerirei di guardare la stessa testata dove oggi proprio il direttore generale che lui cita dice che grazie al risanamento dell'ATAC adesso ha i soldi per fare le gare, acquistare 150 autobus e sostituire addirittura, io questo mi sembra un passo molto lungo, ma non solo le rotaie della metro A ma anche le rotaie della metro B e sostituire i treni della Roma Lido. Questi soldi sono quei soldi che l'onorevole, senatore Esposito
dice che non ci sono e che il direttore, quindi o il direttore generale dell'ATAC lo dobbiamo ricoverare perché sta dicendo delle cose non vere, o forse dobbiamo ricoverare Stefano Esposito. Professore, allora, questo libro che arriva, come dicevo poc'anzi, alla fine di un mandato che ha avuto una conclusione drammatica, è una maniera per riflettere, ripensare, però io devo dire, l'ho letto, in tutti i libri, anche quelli dei condottieri, alla fine, cioè, perfino Giulio Cesare dice ho sbagliato, lei non lo dice mai. No, lo dico tante volte nel libro. Ad esempio, quali sono tre errori che oggi non rifarebbe? Mi dica tre errori che oggi non rifarebbe. Beh, le dico due errori che considero errori strategici, e uno che io non considero un errore ma che evidentemente va iscritto almeno negli argomenti che devono, su cui fare una riflessione. Uno è certamente il fatto che durante la campagna elettorale del 2013 io mi sono completamente disinteressato delle candidature che venivano proposte dal Partito Democratico, candidature che poi certamente lo deciderà la magistratura se sono colpevoli o no di reati, ma dove alcuni membri del Consiglio hanno ricevuto l'avviso di garanzia per reati molto gravi e alcuni sono stati anche arrestati. E poi tutti e 19, invece di rispondere, diciamo, al sindaco come vuole e come voleva la legge del 1993, hanno risposto al notaio e sono andati a dimettersi. Certamente io credo che se li avessi conosciuti prima, forse avrei avuto l'intuito di poter dire ma forse questa persona non lo fa proprio per passione nei confronti della città, ma lo fa per altri tipi di motivazione. E questo è certamente un errore che ho fatto, non c'è dubbio, ed è un errore importante perché non l'ho mai fatto ad esempio andando in sala operatoria, il mio team me lo sono scelto sempre da solo e con molta attenzione. Il secondo, ne ho parlato prima, è quello che ha detto Luigi Nieri nel dicembre del 2014. Io testardamente ho pensato che se eravamo a un passo da risolvere una serie di questioni economico-finanziarie, quello doveva prevalere sul calcolo politico della nostra, dell'essere saldi nel governo della città. E invece aveva ragione, col senno di poi aveva indubbiamente ragione Luigi, che faceva un ragionamento che a me, e lo dico perché siamo amici e ci stimiamo, lo dico in faccia, a me non piace, perché a me piace il pragmatismo del fare. La parola potere mi piace come verbo, poter fare, poter realizzare, non come sostantivo. Terzo, e anche qui su questo abbiamo avuto tante discussioni, prima ho visto Francesca Danese che tanto si è impegnata e ha sofferto con le sue difficoltà, che erano le nostre difficoltà di Roma, di bilancio in un settore come quello del sociale, dell'aiuto ai più deboli. E abbiamo sofferto tanto perché io ho avuto, e questo insomma è certamente un elemento di riflessione, diversi membri della giunta non erano completamente d'accordo con questa mia visione, ma io, trovando una città che aveva 816 milioni di disavanzo nel bilancio della città, 874 milioni di disavanzo nel bilancio dell'ATAC, una situazione
di debito storico fino al 2008 di 22,4 miliardi e altri 2 miliardi creati tra il 2008 e il 2013, una tassazione che è la più alta, poi a me fanno sorridere alcune delle candidature di questo momento e dicono abbasseremo l'IRPEF, vuol dire che queste persone che lo dicono, e non voglio fare polemiche quindi non dico il nome e i cognomi, ma chi lo dice vuol dire che non sa neanche distinguere un atto di giunta da una legge primaria della Repubblica, perché quell'IRPEF è stabilito da una legge primaria del Parlamento per ripianare quei debiti che sono stati creati dal dopoguerra a oggi, e non lo può decidere un sindaco, lo decide un Parlamento. E voi ve lo immaginate il Parlamento che dice: ma io che sono il deputato di Vicenza ho pensato che i debiti di Roma voglio farli pagare ai miei cittadini e non ai cittadini di Roma. È una legge che verrà votata, tutte le luci verdi si accenderanno quel giorno in Parlamento, lo vedo già. Allora, e quindi volevo dire questo, io su questo lo dico con molta fermezza, io ho avuto una grande testardaggine, quella di non creare nuovo debito per i nostri figli. Noi a Roma paghiamo ogni anno 200 milioni di euro di tassazione in più fino almeno al 2040 e tutti gli italiani ne pagano altri 300 milioni per quel disastro che è stato fatto fino al 2013. Io non ho voluto creare nuovo debito e forse questo può essere un errore, perché avremmo avuto più soldi per la spesa corrente, ma quella è una decisione che ho preso e che probabilmente riprenderei ancora. Allora, però io nel libro non ho trovato nessun accenno alla vicenda, per lei sicuramente dolorosa, della faccenda degli scontrini, e neanche accenno all'altra vicenda che ha un aspetto giudiziario. Scusate, lasciate rispondere al sindaco, l'ex sindaco, no? Lasciate rispondere. Allora, non ho trovato accenno neanche alla vicenda delle assunzioni che vengono contestate alla magistratura e alla sua ONG Imaging. Ed è singolare questo, non lo riconosce come un errore, come mai? Ma perché non sono errori, perché io sono assolutamente certo che per quanto riguarda una onlus che ha aiutato per tanti anni persone in gravi condizioni di salute nel Centro America e nell'Africa subsahariana, c'è stato un inganno, c'è una persona che ha ingannato la direttrice generale della onlus. Io come presidente avevo, perché poi mi sono dimesso immediatamente dopo le elezioni a sindaco, avevo la rappresentanza legale e quindi è giusto che io sia chiamato per rispondere se ho partecipato a una truffa di 4.000 euro in 4 anni nei confronti dell'INPS o non ho partecipato a questa truffa. Io sono convinto di non aver partecipato a questa truffa. So che la stessa direttrice generale, ascoltata dai magistrati, ha detto che io non ero assolutamente al corrente della dinamica con cui sono avvenute queste assunzioni. C'è una magistratura di cui io mi fido e emetterà, quando verrà il momento, la propria valutazione. Sull'altro tema, lei sa indicarmi un altro sindaco di città metropolitana italiana che ha chiesto al proprio staff di mettere in rete sul sito del comune tutti gli scontrini delle spese di rappresentanza del suo mandato? Sulla pubblicità che io ho voluto dare alle spese trasparenti del sindaco, e poi e anche lì certamente io ho avuto modo, visto che c'è stata una conclusione di indagini, di valutare e di leggere l'elenco di queste oltre 50 cene,
e sono rimasto piuttosto sorpreso, perché ad esempio c'è indicata anche la cena con l'ambasciatore di Russia e con Alisher Usmanov, che è avvenuta a conclusione di un atto con cui Alisher Usmanov ha donato 2 milioni di euro al comune della città, e c'è scritto cena non istituzionalmente giustificata. Io credo che il magistrato giudicante guarderà, magari possiamo anche fargli vedere le foto della fontana di Danzi al Quirinale, che in questo momento è sotto restauro proprio grazie a quei 2 milioni di euro donati quella sera. Senta, non sarebbe stato più semplice dire la panda rossa è mia, pago le multe, arrivederci? Ma non sarebbe da paese normale immaginare che il sindaco eletto della città rinuncia all'auto di servizio e può girare liberamente con la sua macchina nella città? Ma secondo lei, ma se lei questa domanda la fa a Washington, a parte che non ce lo fanno girare da solo con la macchina, o a Londra o a Parigi, ma secondo lei a un cittadino di Parigi gli viene in mente, o a un giornale di Parigi gli viene in mente, si pone il dubbio se il permesso è scaduto? E secondo lei il sindaco della capitale d'Italia, con un bilancio da 5,5 miliardi da gestire e 23.000 persone che lavorano per il comune, deve andare egli stesso a controllare che il permesso della panda non sia scaduto? Se fa così, io quel sindaco lo prendo a calci, perché vuol dire che non fa il sindaco, non fa il sindaco. Politicamente intendo sul piano delle relazioni politiche che erano già difficili tra lei e il Partito Democratico, non considera oggi a bocce ferme, come si dice, che sia stato un errore fare l'occhiolino al Movimento 5 Stelle in un momento delicato del suo mandato? Ma, guardi, io sono fatto come sono fatto, con tanti difetti, con qualche pregio. No, è una domanda a cui secondo me va risposto, perché non è stato un occhiolino, è stato un ragionamento avvenuto con i 4 rappresentanti del Movimento 5 Stelle nel momento in cui stavo costituendo la mia prima giunta, e nell'autonomia che la legge dà al sindaco ho ascoltato le loro posizioni, e devo dire che il loro allora leader Marcello De Vito, parlando a nome di tutti e 4, presentò una serie di tavole sinottiche, io le conservo ancora, in cui mi mostrò che i diversi punti del mio programma, i diversi punti del loro programma erano sovrapponibili almeno all'80-85%. E io dissi, ma se è così, per quale motivo, se ritenete che quello che io affermo e che quello che io voglio portare e realizzare in questa città corrisponde in gran parte a quello che voi volete, perché non entrate in giunta? Essi dissero di sì e fecero una valutazione attraverso i sistemi informatici, come fanno tradizionalmente nel Movimento 5 Stelle, non ricordo la percentuale esatta, ma dei loro elettori, cioè degli elettori di quel gruppo di 4 consiglieri, circa il 70-75% gli disse di sì e di esprimere un assessore alla trasparenza o alla legalità. A quel punto essi rivolsero la stessa domanda ai loro referenti nazionali, qui non so se fu Beppe Grillo o Casaleggio, che gli dissero di no.
Ecco, io credo che questa fa parte della dialettica basata non sugli equilibri dei partiti e sulle poltrone, ma sulle idee, sulla visione che si ha di una città. E penso che questo fa parte del lavoro del sindaco. Non si è trattato di fare l'occhiolino a qualcuno, perché avremmo potuto farne molti di occhiolini, ma come ha visto lei, non ne abbiamo fatto nessuno e abbiamo anzi sbarrato molti, molti portoni. Lei racconta, rivela di avere saputo della candidatura di Roma alle Olimpiadi da un annuncio di Renzi, da un annuncio del Presidente del Consiglio. Aveva saputo anche del giubileo della misericordia addirittura da internet, ora al netto delle difficili relazioni con la Santa Sede, tra cui vorrei arrivare tra un attimo. Se un sindaco del PD non riceve una comunicazione così importante dal Presidente del Consiglio del PD, va lì ad assegnare dimissioni. Ma scusi, qui si inverte un po' il mondo all'incontrario, no? C'è un sindaco eletto da circa 700.000, con circa 700.000 voti nella sua città, un Presidente del Consiglio eletto attraverso il voto di una direzione nazionale di circa 80 membri, no, perché questi sono i numeri, e il sindaco, siccome il Presidente del Consiglio decide che non parla col sindaco, si deve dimettere il sindaco, secondo lei, quello eletto dal popolo? Cioè, è una visione della democrazia, ora non vorrei estendere troppo il ragionamento, ma è una visione della democrazia che in questo paese e in altri paesi ha determinato, diciamo, no? Mi riferivo soltanto, come dire, al fatto che era venuto meno, era evidente che fosse venuto meno un rapporto di fiducia, evidentemente. Ma sa, guardi che non si tratta, io non so, ho avuto, come immagino lei, delle persone con cui dovevo lavorare in sala operatoria e magari quel giorno l'anestesista non era proprio la persona con cui sarei andato a cena, ma ci lavoravo nel modo migliore possibile, perché quello che contava era la vita del paziente. In una città, in un paese, tra due figure istituzionali, il sindaco della capitale e il primo ministro, deve contare la simpatia o deve contare la responsabilità istituzionale? E secondo lei, se il sindaco di Washington si accorge, perché la procura arresta molte persone, di una situazione che sospettava ma non immaginava così drammatica come la presenza della criminalità organizzata in città, chiama Palazzo Chigi o lì chiama la Casa Bianca, secondo lei il Presidente degli Stati Uniti lo riceve o dice io neanche gli rispondo al telefono perché Washington non è un problema mio? Cioè, capisce, questo è un... È una questione che non riguarda le persone. Franco Di Mare a me personalmente sta molto simpatico, ma è uno straordinario professionista, e se anche mi stesse umanamente antipatico, io mi siederei con lei e risponderei alle sue domande nello stesso modo in cui sto facendo oggi, perché questo è maturità e cultura. Le chiedevo prima di questa relazione complessa con Oltretevere, diciamo, che forse, diciamo, non ha avuto
i suoi migliori avvii con la vicenda delle, della lista dei 16 matrimoni civili, cioè le unioni civili che lei aveva approvato, che le hanno causato anche, come dire, una diatriba con il prefetto di Roma, che credo non si sia mai sopita del tutto. Ora, tutto questo ha costituito evidentemente una sorta di malumore che poi è sfociato in quel clamoroso, quella clamorosa dichiarazione del Papa in aereo: io non ho invitato Marino a Filadelfia, chiaro? Che è stata una sorta di scomunica di fatto, forse è lì che è cominciato il... Andiamo con ordine. Innanzitutto lei ha citato uno degli argomenti a cui noi nel governo di questa città abbiamo dato molta attenzione. Sicuramente ci sono tante persone in questo momento che non riesco a vedere, ma vedo Imma Battaglia, vedo Alessandra Cattoi, le persone che hanno fortemente aiutato la giunta, il sindaco ad approvare una norma sulle unioni civili e che sono stati i veri motori di quel 18 ottobre 2014, quando abbiamo davvero celebrato in Campidoglio, andate a rivedere le foto, una giornata di festa, una giornata dove davvero abbiamo voluto sottolineare con quello slogan l'amore conta. E l'amore è qualcosa di importante nella nostra città, nel nostro paese, nel nostro pianeta, e nessuno deve essere discriminato sulla base delle proprie unioni, del proprio orientamento sessuale. Noi con la determinazione, e so che in sala ci sono anche persone che la pensano diversamente sulle unioni civili, ma noi quella determinazione l'abbiamo avuta per rispetto a tutti, abbiamo pensato che tutti debbano avere gli stessi diritti. Io di questo ho avuto occasione di parlarne con il Santo Padre, lo racconto nel libro, a scanso di equivoci, quando io ho annunciato che avrei voluto avere questo capitolo, il Santo Padre mi ha detto: ma sì, certo. Ho detto: no, facciamo così, che prima lo legge. E in effetti così andò, e il Santo Padre si espresse in maniera molto chiara su quel 18 ottobre. Egli, dal suo punto di vista, mi disse che lo riteneva uno sbaglio. Io, dal mio punto di vista, ho sostenuto la mia posizione di sindaco che aveva, secondo me, il dovere di dimostrare lo stesso rispetto a tutti i cittadini della propria città. E credo che anche da quella affermazione severa del pontefice io personalmente ne sono uscito non offeso ma arricchito, e voglio dire qualcosa che io non ho raccontato nel libro. L'altro giorno me ne sono molto rammaricato nel capitolo del Papa, spero che, ma sono sicuro che non se la prenderà se lo racconto questa sera. Andai anche dal Santo Padre quando sapevo che da tanti anni, da decenni, sperava di avere un luogo della nostra città intitolato a Martin Lutero. E la risposta che ho avuto, che ebbi allora dal Santo Padre, fu una risposta di straordinaria apertura, e infatti oggi Roma ha una piazza, e tra poco ci sarà il 500° anniversario di questa straordinaria figura che non aveva un luogo a Roma
perché, diciamolo con chiarezza, tutti i sindaci del passato non se la sentivano di intitolare a Roma una piazza ai protestanti nella città che ospita anche il Vaticano, ma il rispetto che Papa Francesco ha per le religioni, mi pare che lo sta per tutte le religioni, mi pare che lo sta dimostrando in ogni giorno del suo difficile mandato. Certamente c'è stato quell'episodio a cui lei ha fatto riferimento, abbiamo avuto un incontro che io racconto nei dettagli recente, il 1 febbraio, e io personalmente sono molto soddisfatto di questo incontro, un incontro in cui io ho detto con chiarezza le stesse parole che ho scritto, e cioè, vede, certamente lei non voleva fare questo, santità, ma è come se lei avesse dato il segnale di sciogliere i cani contro di me. È stato un incontro molto bello, molto, molto profondo, e anche di questo io gliene sono grato, e non credo che in questo momento di poter dire che il Papa abbia giocato alcun ruolo in quello che invece è stato il ruolo determinante della politica di un partito e del Presidente del Consiglio nei destini democratici di questa nostra capitale. Il candidato del Partito Democratico Roberto Giachetti dice che in realtà per governare Roma, per fare il sindaco a Roma, non sono necessari superpoteri, bastano poteri normali. Ma io non so commentare questa frase, perché non conosco nessuno con superpoteri, e quindi non so a chi si riferisse l'onorevole Giachetti. Certo, un rimprovero da fargli lo ho, perché se una persona veramente crede in questa città e sente di dedicare tutto il proprio tempo alla città e di fare una campagna elettorale per questa città, beh, quella persona dovrebbe dire: io lascio la mia comoda poltrona . Io temo, dottor Di Mare, temo che per molti 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 anni manterrò questo primato, che forse nella politica italiana c'è quasi da vergognarsene, di aver lasciato una poltrona per fare la corsa a sindaco, e non di aver fatto come tutti gli altri la corsa a sindaco con la poltrona sotto il sedere di un altro. E lo dissi con delle parole che invito tutti gli altri candidati che ne avessero un'altra di poltrona. Io ho scritto al Presidente del Senato: non potendo più assicurare l'assiduità di impegno che ho sempre voluto garantire presso la Camera Alta della Repubblica, ritengo giusto e corretto rassegnare le dimissioni dalla mia carica di parlamentare. Credo che è facile, sono 3 righe, se vuole gliele possiamo anche mandare e le copia. Però vede, non è così facile, perché a chi un mestiere non ce l'ha. E chi ha sempre fatto della politica, perché diciamocelo pure con chiarezza, no? Nel 2008 il Partito Democratico scelse come candidato sindaco Francesco Rutelli, e non è andata proprio bene. Ci siamo trovati con il giorno delle elezioni i saluti romani sulla scala michelangiolesca. Adesso, sempre nelle stanze di
dove si scelgono i candidati, hanno scelto il capo di gabinetto di Francesco Rutelli degli anni 90. Alla prossima, io non lo so, lo cercheremo tra, con tutto rispetto, tra gli usceri della giunta Rutelli degli anni 90. Insomma, dobbiamo anche avere un po' di idea che questa è la capitale d'Italia, dobbiamo cercare persone che siano all'altezza del compito e secondo me in questo momento devono venire dalla società civile, devono essere persone, donne o uomini, ma su 60 milioni di italiani, ce l'avremo un'italiana o un italiano che ha la statura e la passione per Roma? Ci avviamo alla conclusione, io ho ancora un altro paio di domande, ce ne sarebbero tante altre, ma insomma mi limiterò a due domande per lasciare poi il tempo ai suoi sostenitori e ai suoi lettori di venire qui mentre si infila ordinatamente senza fare ressa. Così avete la firma del professor Marino sul vostro libro, sulla vostra copia del libro. Allora, a vedere tutti gli articoli che sono comparsi oggi sulla stampa, non parlo soltanto delle TV, ma parlo degli articoli della stampa scritta, oggi se io dovessi riassumere in tre aggettivi quello che i più diversi colleghi, interlocutori di matrici culturali e politiche diverse, io riassumerei con tre aggettivi: onesto, ingenuo e assente. Sono queste le qualità e le critiche che le vengono rivolte dalla stampa oggi in edicola. Ma sicuramente una è questo, lei prima ha detto errori, io poi ho aggiunto difetti. Una persona a me molto cara, che nel lavoro da chirurgo, lei ha citato l'ingenuità. Quando io avevo il ruolo di cattedratico e lui ancora non lo aveva, e c'era da andare a prendere una decisione in consiglio di facoltà, mi chiudeva nella stanza e mi diceva: ricordati che quello ti ha fatto questo, quello ci ha negato quell'altro, questo è fatto... e quindi devi andare lì e essere cattivo con questo e quest'altro, perché il timore principale è che se quella persona che magari aveva fatto delle azioni anche violenti nei confronti miei o nei confronti del nostro gruppo, poi in consiglio di facoltà faceva delle affermazioni intelligenti, io avrei votato per quelle affermazioni intelligenti e non sulla base di vendette trasversali o rivendicazioni. Anche su questo mi rendo conto, e qui c'è qualcuno che non concorda con questo mio modo di comportarmi, ma fa parte sicuramente. Assente davvero questo proprio? Cioè, io credo che in ogni lavoro che io ho svolto ho dato tutto quello che potevo dare. Lei non ha idea di quante volte sono tornato a casa alle 11 di sera con lo zaino pieno di carte e mi sono addormentato sul divano e svegliato alle 5 del mattino con i fogli dei dati di Roma da studiare e delle decisioni da prendere. E i miei assessori che sono qua sanno che piuttosto che assente, loro mi darebbero una diagnosi psichiatrica che non è proprio bella, che è obsessive compulsive, che è molto, e vedo che accennano di sì, che è proprio l'opposto di essere assente. E allora, io le chiedo adesso, questa è l'ultima domanda, che è anche quella che tutti si aspettano che io le faccia. Le è stata rivolta già almeno una dozzina di volte ieri nella sala stampa estera e poi in giro per tutte le interviste che ha fatto e tutti i talk ai quali ha partecipato. Io le chiederei però di rompere gli indugi, perché insomma non può più dire vediamo, non sono nel momento, questo non è il momento, perché il momento è arrivato
i tempi sono stretti. Noi, allora, lei corre per diventare sindaco di Roma o no? Io avevo deciso da tempo di parlare di questo qui, questa sera. E mi prenderò qualche minuto per farlo, perché per il rispetto grandissimo che ho di ciascuno di voi, e spero nel parlare di non emozionarmi guardandovi ognuno negli occhi, e poi dopo spero di poter stringere le vostre mani, di abbracciarvi dopo la presentazione del libro. Io ho molto riflettuto e penso davvero che il candidato sindaco della capitale d'Italia debba avere delle caratteristiche che in questo momento, senza nessuna davvero offesa, nessuno dei candidati ufficiali ha. Deve provenire in una fase storica della città in cui i partiti purtroppo hanno dato il peggio di sé. Deve provenire dalla società civile, deve essere una donna, un uomo che abbia una sua professione, che decida spontaneamente, che non sia scelto da qualcuno o da qualcuno in qualche stanza, che decida di mettere a disposizione 5 anni o 10 anni della propria vita nei confronti della capitale del nostro paese, che è un paese del G7. Penso anche che tutti noi, voi, io mi iscriverò a parte civile, abbiamo però un compito molto, molto più grande, molto più ampio. Abbiamo, come ci siamo incontrati molti di noi in questi anni, ci siamo incontrati sulle nostre idee. Quando qualcuno è venuto da me e mi ha detto: ma non possiamo appoggiare questo candidato, possiamo appoggiare quel candidato, io sento: guarda, forse non ci siamo capiti. Ma di tutte le persone che hanno sostenuto il cambiamento in questa città, io non sono in grado neanche a uno di dire chi deve votare. Posso dire quali idee votare, non quali persone. Sono completamente diversi, sono società civile, sono persone che credono, e noi ci siamo incontrati su quello. Ci siamo incontrati su temi come il testamento biologico, la possibilità per ognuno di scegliere come curarsi. Ci siamo incontrati sulle unioni civili. Tra poco abbiamo un appuntamento. Franco Di Mare prima ha citato il Santo Padre, ma è possibile che il Santo Padre scriva un'enciclica che inviti a smettere di utilizzare il fossile e il Partito Democratico dica di non andare a votare, di non andare a votare, di non andare a votare? Ci vogliono raccontare di un referendum costituzionale che lascia, andate a guardare, a controllare, i costi del Senato esattamente come sono adesso, ma tolgono al popolo italiano la possibilità di votare i senatori. No, il Senato va chiuso, ci va fatto un museo là dentro, e avere una sola Camera, quella riforma costituzionale è un imbroglio e deve essere bocciata. Abbiamo, insomma, degli appuntamenti nei quali io voglio esserci insieme a voi, ma vi chiedo davvero di scegliere insieme,
una donna e un uomo che non sia io che possa guidare la città di Roma, vincere le elezioni e continuare quel cambiamento che è stato avviato e che non si fermerà. Luigi, aiutami tu a convincere. Questo io sono sicuro che in questa sala o fuori da questa sala c'è un uomo o una donna che noi tutti possiamo orgogliosamente sostenere e votare, e questo è quello che dobbiamo fare. Io ve lo dico davvero perché ci credo fortemente, e so che in questo momento a molti di voi con queste mie parole do un grande dispiacere, però so anche che in questo modo noi possiamo rilanciare le nostre idee su un perimetro molto più ampio della nostra capitale, e il nostro paese in questo momento ha bisogno di voi, tutto il paese ha bisogno di voi, non soltanto Roma, credetemi. Se forse qualche dote ce l'ho è quella di essere sempre stato un visionario, e questa sera, da questa sala, da voi, da questi volti stupendi, può nascere veramente non solo il cambiamento di Roma, ma il cambiamento del nostro paese. Pensateci. La signora Giuliana, non so se vi ricorderete il dramma di quando perse il suo amato figlio perché venne ucciso nella nostra città di notte. Io la voglio abbracciare, l'abbraccio di Roma. Thank you.